Bella zia, stiamo a Bruxelles. E quante birre c'ha il locale tuo? Poche? Sono troppo poche. Ma che stai dicendo? Il mio pub preferito c'ha Stella Artois, Heineken, Nastro Azzurro, Moretti. Sono troppo poche, te lo sto a dire. Questo perché a Bruxelles esiste il pub con il Guinness World Record di più birre sul menù contemporaneamente. E sono 2004. Perché presero il Guinness World Record nel 2004. Quindi per festeggiare, meno male che non sono andati nel 3200, perché era più complicato. Andiamo al Delirium Caffè. Grazie per aver messo like e follow. Se raggiungiamo i 5000 like, andiamo a caso nella città europea più volte scritta qua sotto nei commenti. E fu così che vinse Catanzaro. Costa pure poco, mi sa, Catanzaro. Cominciamo a andare dove dobbiamo andare. Ti presento pure un'amica mia che forse conosci già e ti racconto un po' la storia di questo posto. Andiamo. Maila. Ciao. Ciao, Dari. Lei è Maila. E adesso... che cazzo ride? E adesso ti racconto bene tutta questa storia. Prima di... Che bella Bruxelles. Prima di tutto, il delirium tremens. Che cos'è? Quando hai un alcolismo cronico, ma in realtà anche altri tipi di dipendenze, e tronchi la dipendenza all'improvviso, cominci a delirare. Nell'Ottocento era una malattia conosciuta e alla fine dell'Ottocento, per identificarla, si diceva... Quello là sta guardando, sta vedendo i serpenti. Nel 1896 addirittura, Maila sta correndo per non farsi riprendere. L'autore Harry Wallace Phillips scrive Favole del nostro tempo e in questa opera un alcolizzato dice: vedo elefanti verdi e viola. Un po' come noi adesso inventiamo i meme, col tempo anche nell'Ottocento c'avevano voglia di ride e quindi si inventarono delle declinazioni divertenti. Prima aggiunsero altri animali, quindi vedo serpenti, vedo scimmie, vedo ippopotami, vedo elefanti. Poi aggiunsero i colori, vedo ippopotami, vedo elefanti blu. Arriviamo al 1913 con Jack London, che in un'opera autobiografica parla di questo alcolizzato che vede elefanti rosa. Consacrazione, Jack London. Da allora il delirium tremens è associato, questa forma di delirio, agli elefanti rosa. Ti ricordi Dumbo, quando beva lo champagne? E indovina qual è il logo del posto dove andiamo oggi a bere? Prima di entrare però al delirium, bisogna prendere a mangiare, perché delirium... Non sa cibo. Quindi prendiamo i panini da Quick, che è un fast food qui belga, e andiamo. È belga Quick. Però sta dovunque a Bruxelles, ci abiti. Questo... Non è che sono i cosi locali. Ma ti pago per stare in questo video, Maila. No, infatti. E questo qua è Quick. E indovina qual è il simbolo di delirium? Io. No. L'elefante rosa. L'elefante rosa che ti ho fatto vedere prima, infatti, è proprio un panino del Quick. Edizione Delirium. E noi lo prendiamo pure. Questo perché c'è la salsa, la birra di Delirium. Lo dobbiamo provare per forza. E lo proviamo da Delirium. Andiamo. Prendiamo i panini. Vi giuro, Maila non è mai stata così simpatica in vita mia. La sto amando. Allora, prendiamo il Supreme Cheese, perché è bello. E il panino. Ma la salsa dov'è, Maila? Ma non è questo, infatti. Ma come Cheese in Nazareth? No, aspetta un secondo, scusami. Cosa? Ma qua è il delirium? Ah, io quello voglio. Allora? Voglio il delirium. Ma voglio pure l'altro. Ma li hai messi entrambi, infatti. Ma sono proprio bravo, allora. Come sono intelligente. Poi voglio l'acqua. Te che prendi? C'hanno un sacco di bevande, calcola. Un sacco di tipi di fritti. Ah, e pure la VIP box. Ma la vuoi questa, Maila? Mi fa troppo ridere perché noi arrotondiamo in Italia. Loro c'hanno della precisione. 6,15 viene il panino. Ci stanno 2,85 l'acqua. A parte il formaggio, la fondura sui panini, sulle patatine, perdonami, ma a vederli così i panini fanno di fame. Più del classico fast food nostro. Forse, guarda, è l'Happy Meal che non mi piace troppo, questa cosa della cultura. Anche se sì, la cultura è importante. No, aspetta, ma ci stanno i fumetti. E ci stanno i calzini dentro all'Happy. Ritiro tutto quello che ho detto sull'Happy Meal, lo voglio prendere pure io. Ecco il bustone, andiamo al Delirium. E mo andiamo al Delirium, che è proprio qua dietro. Questa è la sede originale, perché adesso ce ne sono un po' più di Delirium. Ma siamo arrivati. Però non si entra da qua, si entra da là. È successa una cosa brutta. Il Delirium è famoso appunto perché non si può mangiare e quindi ti puoi portare il cibo da fuori. Ma con le cose del Covid e tutto, non possiamo entrare col cibo. Quindi dobbiamo mangiare mo e poi entrare. Ci siamo messi dentro Quick, quindi... Ci siamo di nuovo, ecco, voglio fare il panino. Ecco qua, quello ispirato alla salsa alla birra di Delirium. Ma è proprio bello comunque. Qui invece il Supreme, che è quello figo deluxe.
Ah, ma che bella la carne tutta rovinata, smesciata. Cominciamo col panino del delirium. A te la salsa. È una salsa un po' acida, però non sa di birra. Delusione. È un panino. Cioè, preferisci questo o il Big Mac? Però forse questo è meglio del Big Mac, sì. Perché? Perché mi sa di corposo grosso. Che salsa, forse. Ma hai messo le palline? Non sono bombe. Ma sei una grande. La telecamera metto qua perché Maila giustamente non vuole che la riprendo mentre mastica. Non il fast food più buono del mondo, però è un fast food onesto. Però mi dispiace perché mi aspettavo troppo di più dal delirium. E invece nulla. Vabbè. E mo proviamo il supreme. Il pane col sesamo, il banco col sesamo sopra, dai. È buono, eh. È che mi aspettavo un sacco meglio da sto posto. È un fast food... dai, che lo vedi e dici, dai. Però mi aspettavo una cosa così. Da fuori sembrava... Happy Meal con i garzini, ma di che stiamo parlando? È vero, tipo un fast food di quelli nostri. E questo forse entro più velocemente da qui. Ma quanti cetrioli bellissimi dentro. Ti piacciono i cetrioli? Io li adoro. Dimmi se ti piacciono. Se non ti piacciono, commenta con un teschio. Se ti piacciono, un cuore. Ma anche un sì, ma anche un dai. Però ci rimango male se non ti piacciono, perché guarda, sottovalutatissimi. Piove, siamo usciti da Quick. Ora possiamo finalmente entrare dentro il delirium. Questo video non si sentirà. Prima di uscire però, questa è la birra al cactus Floris e questa è la Delirium. La Delirium Tremens. La birra al cactus è proprio buona. Non si può fare un video qua dentro perché non si sente niente. Le prossime birre le portiamo fuori. Però è davvero un sacco bello. La Delirium Tremens. La Delirium Tremens non mi piace. La Delirium Tremens. Non ti sento, chi sei? Ho preso pure la Pink Killer, che è la versione che ti spacca di frutta, dovrebbe essere. E poi la Delirium, ma versione Nocturne. Che bello il bicchiere. Che bello il bicchiere. Questa qua è una Dark Ale 8,5. La Pink Killer mi hanno detto che te spacca, ma in realtà è solo un 5%. La Nocturne è buona. È bella buona. C'ha proprio stile, c'ha un retrogusto così amaro. Oh, io lo so che magari una persona esperta di birra di queste cose. L'unica che non mi piace fino a mo è la Tremens versione base. Quelle alla frutta sono stupende. La Nocturne bella pesante. Ma quella al cactus, mai là. Ciao, io sono isolata. Maila come la Gran Bretagna. Quindi ci finiamo pure queste birre. Magari ce ne prendiamo un'altra della Nocturne e ci vediamo fuori. E mo ti dico una cosa bella. Delirium è in tutto il mondo. Nel senso, in Francia ce ne sono altri 18. C'è a Rio de Janeiro, c'è a Tokyo. E ce ne sono, Maila. Non una casa di Maila, no. Due in Italia. Dove? Dove? A Roma. E l'altra città grande. Milano. Bergamo. A Roma e a Bergamo. Ci sei rimasta male, lei è di Milano. Che hai detto? Malissimo. Come hai detto, scusa? Malissimo. E stiamo fuori. Andiamo alla Grand Place a salutarci. Tu mi dici che ne pensi te, io ti dico cosa ne penso io. La Grand Place. Maila. Un posto da... non Maila, il delirium. Un posto davvero bello. Ma mi puoi fare una cosa del genere senza mangiare? Un panino, uno snack. E manco posso più portare cibo da fuori. E allora io che vivo a fare? Per il resto, mamma mia, davvero stiloso. Ti diverti, c'hai troppe birre da assaggiare. Alla fine abbiamo assaggiato tipo 6. Non è stato possibile registrare proprio tutto dentro, perché il rumore era il poco a un concerto dei Metallica. Però è bello che più vado avanti, più mai la va avanti, per evitare che la telecamera la prenda. La selezione di birre, appunto, è da tutto il mondo. Sono veramente tante, mi sembra che stasera fosse una cosa tipo una cinquantina. Wow, c'è lo store anche online dove comprate un sacco di roba. Ho preso per l'ufficio nostro, il mulino, un tappetino. Te lo faccio
vede poi quando lo mettiamo a posto. E lo skateboard del Delirium deve comprare, c'è troppa roba. Se c'hai altri consigli su posti dove andare, cose da vedere, ti ricordo che con 5.000 like andiamo alla città europea che è stata scritta più volte qua sotto. E ci vediamo al prossimo video. Maila, vuoi fare un saluto? Ciao. Ammazza, oh! Che te sei sprecata! Ma cosa vuoi? Scusa, non volevo. Bella, zii.